Come crescere organicamente su Instagram? Oggi è sempre più difficile cercare di capire quali sono le strategie che funzionano realmente su Instagram. Ma in questo video voglio darvi lo stesso quello che ancora funziona oggi, che è cambiato rispetto magari a qualche mese fa, perché qualche strategia che potevi utilizzare nei mesi scorsi adesso non funziona più. In questo video vi do 5 strategie che utilizzo io stessa per riuscire a continuare a crescere su Instagram. Prima strategia: ottimizza il nome del tuo profilo Instagram. Inserisci oltre al nome nella descrizione anche una parola chiave, perché Instagram funziona anche come un motore di ricerca. Quando cerchi, per esempio, YouTuber su Instagram, se tu hai inserito quella parola chiave dopo il tuo nome, allora ti appariranno tutti i profili che hanno quella parola. O per esempio, se sei un osteopata, oltre a scrivere il tuo nome puoi inserire la parola osteopata in modo da apparire nei risultati di ricerca su Instagram. Questo è un modo semplice e veloce che puoi utilizzare per essere trovato più facilmente, perché ovviamente se le persone non ti trovano non possono scoprire se il tuo profilo è interessante, perché magari hai un profilo con delle foto strafighe, però che cos'è che succede? Se le persone non ti trovano non puoi aumentare i tuoi follower, quindi devi capire tutte quelle strategie che ti possono far apparire nei risultati di ricerca, oppure seguire le altre strategie che ti mostrerò in questo video. Seconda strategia: utilizza gli hashtag nelle storie. Per esempio, se parli di un libro puoi utilizzare l'hashtag libro o altri hashtag correlati. In questo modo non sarai solamente visibile ai tuoi follower, ma anche a chi guarda quell'hashtag. Hai anche un modo per inserire gli hashtag nelle storie e nasconderlo, perché se lo inserisci dello stesso colore dello sfondo della storia non sarà visibile, ma anche se fosse visibile comunque è un modo per apparire a quelle persone che stanno cercando un qualcosa di cui parli proprio tu. Per aumentare i tuoi follower devi trovare tutte quelle strategie che ti fanno apparire il più possibile a quelle persone interessate al tuo argomento. Terza strategia: crea collaborazioni con altri utenti Instagram. Cerca delle persone su Instagram che hanno un profilo con lo stesso numero di tuoi follower, con un numero simile come range. Per esempio, se hai 1000 follower puoi chiedere una collaborazione gratuita ad account dai 500 ai 5000, potresti anche riuscirci se sei bravo e 10.000 follower, e puoi per esempio scrivere un'email a queste persone e scrivere il perché è conveniente fare una collaborazione con te. Quindi devi dare un motivo reale che serva a loro e non a te per fare questa collaborazione. Quindi se avete un pubblico simile devi trovare quelle parole che possano convincere l'altra persona a fare una collaborazione con te, e quindi poi magari creare delle storie che rimandano all'altro profilo e viceversa, creare delle foto in cui vi menzionate a vicenda e così via. Quindi creare diversi contenuti in cui vi citate a vicenda: storie, video, dirette, post. Però fondamentale, devi riuscire a convincere queste persone, quindi trova quei motivi, il perché quella persona dovrebbe collaborare con te. Molte volte a me mi arrivano richieste di collaborazioni, ma mi scrivono i motivi perché è conveniente per loro fare quella collaborazione, e in questo modo è difficile riuscire a collaborare. Quindi devi sempre trovare, se conosci quegli account, un motivo in comune per riuscire a collaborare che sia utile per entrambi. Quarta strategia: cita altri utenti Instagram nelle storie o nelle tue foto. In questo modo, a prescindere dalla richiesta di collaborazione con un altro utente, se parli bene dell'attività che fa un altro utente che è correlata alla tua attività, quell'altra persona potrebbe poi ricitare la storia nel suo profilo e citare il tuo account. Quindi, senza chiedere una collaborazione vera e propria,
se parli bene di un profilo, racconti perché i tuoi follower dovrebbero seguirlo, quel profilo vede che tu hai parlato bene di quello che fa e potrebbe essere invogliato a recitare la tua storia e menzionarti nelle sue storie. In questo modo puoi aumentare a dismisura i tuoi follower. Unico consiglio che ti do in questo caso: cita solamente quegli account che ti piacciono realmente e che veramente consiglieresti a un amico e che ti piacciono per qualche motivo. Spiega tutto questo quando crei la tua storia, perché la sincerità è quella che poi paga nella realtà. Quinta strategia: non pubblicare solo le foto, ma fai storytelling. Oggi ci sono tantissimi account che pubblicano foto bellissime, quindi non è più quello che fa la differenza. Puoi anzi pubblicare una foto tra virgolette un po' brutta ed essere più visibile all'interno di una serie di foto belle. Quello che fa la differenza oggi è attirare le persone oltre la foto, perché magari la foto piace, però vai avanti a scorrere nelle altre foto. Quindi creare una caption sotto la foto in cui racconti quello che fai, come lo fai, crei uno storytelling, è quello che fa la differenza. Quando io per esempio scrivo solo delle singole frasi e basta sotto la foto, vedo che c'è una minore interazione. Invece quando racconto magari una difficoltà che ho superato, racconto una storia, parlo della mia vita, che può essere anche la vita di chi mi guarda, può avere una difficoltà simile alla mia che io ho superato, e quindi questo avvicina tantissimo le persone. Vai oltre la foto. Oggi non bastano più solamente le foto, e ripeto, puoi creare foto non strafighe, però è importantissimo attirare le persone oltre la foto, perché se incominciano ad appassionarsi a quello che scrivi, a quello che fai, quello che sta dietro al tuo prodotto o dietro la tua attività da libero professionista, questo farà realmente la differenza. Oggi quindi abbiamo parlato di 5 strategie per crescere organicamente su Instagram. Lasciami le tue strategie sotto nei commenti, fammi sapere se vuoi creati altri video su Instagram scrivendomi Instagram nei commenti. Lascia un mi piace prima di andare via. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!